In Italia ci sono anche diversi vini passiti. A partire dal meridione troviamo lo Zibibbo, passito di Pantelleria, poi troviamo il Moscato di Trani in Puglia, salendo in Toscana il Vin Santo, fino ad arrivare al allo Choc Tra delle Cinque Terre. Lo Zibibbo in particolare è un vino che si produce in Sicilia, dalla parola Zabeb che significa uvetta, uva passa. Infatti furono proprio gli arabi a portare questo vitigno nel meridione, dove trovò condizioni favorevoli per crescere. Scusa, capogiro, Moscato di dove? Viene un vitigno di uva moscata. Sì, di Alessandria d'Egitto. Infatti può anche chiamarsi... Non Alessandria Zona Cristo. No, Alessandria d'Egitto. E questo, da questo vitigno si ricava un vino, ma anche moscati e passiti di Pantelleria. E si vendemmia tardivamente questo tipo di uva. Quello, ecco così, con un sorriso, bravo. Perfetto. Niente. Bravissimi, perfetto, meraviglioso, perfetto. Questa è servita nel balloon, perché va servita con una temperatura più bassa, più umanizzata. Invece quella più giovane preferibilmente servita sui 17 gradi. Temperatura... Nel balloon serve un altro distillato, sì. Quale? Serve anche il cognac. Cognac? Cos'è il cognac? Cognac è un distillato di vinaccia. Di vino, eh? Di vino. Fai vedere alla signora come si impugna il balloon. Ecco, quello che i francesi lo chiamano humanisé. Cosa vuol dire humanisé? Praticamente rendono la temperatura umana col calore della mano. Palmo. Col palmo della mano. Perché come se si scaldasse. Per farlo scaldare. Fanno ruotare. E si fanno cocktail con la grappa. Cocktail con la grappa no. No, insomma, poi insomma, inventiamo di tutto in questo mondo, però... Come abbiamo già detto, ci fanno anche, non cocktail, ma li diluiscono con dei succhi di frutta. Dove si accompagnano normalmente, oltre che essere la grappa viene usata soprattutto come digestivo, come percorrezione del caffè. Ecco, il famoso caffè, corretto. Cocktail fantasia? Faccio un cocktail che l'ho chiamato Jenny, fatto con midori, con d'arancia e succo d'ananas. Mentre il cocktail IVA? Il cocktail IVA fatto l'Alexander,
che è fatto con 3 centilitri di crema di cacao scura, 3 centilitri di brandy e 3 centilitri di crema di latte. Molto bene. E la noce moscata che è tutta da sopra. Molto bene, hai portato l'esplicità. Con il sì. Di fantasia? Ho fatto praticamente un prosciutto melone dentro un contenitore da finger food. Vai, vai, vai tranquillo. Giro di là magari, così. Giro di là. Prendi questi, guarda. Prendi questi, quello che vuoi. Quello un po' più serviti, quello che fa piacere. La sua candidata comincia a organizzarsi, eh? No, non ce l'ho niente qua. Almeno. Qui. Un'associazione di colori molto estiva. Bene, le esticiosità, grazie. È inutile che ne parli, poi se non li mangiamo. grazie. Una qua? No, va bene così. Ecco, normalmente chiedo scusa, mettine magari una di qua e una di là. Ecco così, bagniamo, togliamo. E qui in là, per cortesia, ecco, perfetto. Signora, sia bellissimi piacere. Colori. Questo grazie. Verde cos'è dovuto? Dal Midori. Che cos'è? È un liquore al melone. Da dove proviene? È giapponese. C'è un altro poi prodotto giapponese famoso, meno due. Il famoso whisky. Whisky. Ricordi? Sunrise. Parliamo di quanto tempo fa? Io non so se tanto fa. Questo signore. Chi si ricorda il cognome? Non si ricorda. Vai, vai buonissimo! Bravo! Sono contenta, perché...
qua come sono cavaliere. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, ci sono. Il signore della commissione. Allora, come consiste? Oggi siamo partiti a fare delle focacce classiche. Faccio soffoco. No, no, il video proprio, Il video. Devi spiegare qualcosa, devi finire su YouTube. Spiega cosa stai facendo. No, questa qui fa la creme brulee. Creme brulee che allora è così. Allora fa l'età, la connessione di panne, poi fa la sua decorazione. E poi metterò su una ganache di cioccolato in posizione panna e cioccolato, un po' di cuore, e
la ricamano, rompi col cioccolato e poi mettono su quelle perine là che hai visto. Che belle! Bravissimo, benissimo. Voilà! Perfetto! È invendibile! Guardiamo il tempo che andiamo a ricuocere. Ascolta! Cosa avete fatto? Paolo! Indigniamo qual è? 9! 9 più quella di... Fai 10 tempi! Due portieri da tutto il tavolo, vedi? Spiega, spiega! No, questo aspetta! Un quarto di passò e un quarto di vodka, shakerato nel ghost, messo dritto con un effetto di ananas, ciliegina rossa e di sfiziosità fatto una scolmatina di pasta di risè con mousse di prosciutto cotto e col controller. Vuoi vedere anche questo? Metti anche questo, ce l'ha fatto lei. Questa qui invece è sfiziosità che ho messo per servire con la vodka ed è burro, citriolini e uova di lomba rossa che si serve molto accompagnate con la vodka. Perfetto, bene. Allora, molto bene. Anche qui naturalmente formaggi di quale nazione? Della Francia. Della Francia, cervi della Francia. Però di Tesina hai portato che cosa? La birra tedesca. Ma che meraviglia, Savarro. Allora ti organizzi qua e fai tutto. Allora, guarda, Savarro. La birra tedesca, la birra è formata, è ottenuta dalla fermentazione alcolica del marzo d'orto torrefatto. I suoi ingredienti principali, come dice la legge del 1518, dice che questa legge è uscito l'editto che in quell'anno la birra nazionale non si poteva produrre. C'è questa legge proprio particolare che dice. Però diciamo che la birra in commercio ne si possono trovare grandissime quantità, birre chiare, rosse scure, ambrate e così via. Però la storia della birra nasce praticamente, la sua prima comparsa, a parte in Germania e in altre nazioni, nasce in Mesopotamia intorno al 4500 avanti Cristo. Le latopane. Il primo che ha inventato questo metodo fu Moment, che ha costruito un apparecchio con la fragola, sciroppo di fragola, questo è il succo d'arancia e la crema di cassis. Sembri un gran maestro della massoneria. Un massone. Ecco, buon così, brava. Bene. Cocktail hai fantasia? Il mio cocktail fantasia si chiama Summer Passion, è formato da maracuja, papaya e succo d'ananas. Mentre il cocktail IVA che è uscito alla prima cosa? Il cocktail IVA si chiama Margarita, è formato da, composto da tequila, triple sec e succo di lime e crusta di sale. Cos'è la tequila? La tequila è un distillato di agave prodotta nella città di Tequila in Messico. Brava, nella regione tequila. In Messico, molto bene, molto bene. E che sfiziosità hai fatto? Fammi vedere. Questi sono dei dolci arabi, che ho fatto a casa io. Ah, sono ecco, datteri pieni di mandorle e mandorle tritate con lo zucchero. Bene, allora che vanno accompagnati con il cocktail fantasia che tu andrai a fare.
per fare riprese, così da chi prepara il conto, sì, solo un po' lontano sul fatto che inizi a lavorare per quello. Questo cocktail era di Savarro, sì, dato ragazzo, esatto. Lo mettiamo qua così. Molto bene. Oh, grazie. Dalia Machas. Sa, grazie. Che meraviglia. Ecco così. E poi sì. Invece riprendi anche dal nero. Sì, certo. Non me, lo so che signora pensi che ha la foto sul comodino di me. Ma si può? È bellissima questa cosa. Quando era magro però. Quando eri magro. Vabbè, questa non è contanza, però. Eh beh, per me sì. Io me lo ricordo quando ero magro. Con spiziosità. Le quelle, sì, sono queste però. Molto semplice ma molto bello, sì. Il bicchiere è molto particolare. Sì, particolare. Benissimo. Spiega un attimino le dosi, signori. Allora, le dosi, gliele spiego, abbiamo Baileys, 3 decimi di Baileys, 2 decimi di Porto, zucchero, sciroppo di zucchero, all'incirca 1,5 di sciroppo di zucchero e 1,5 di caffè, perché ho una tazzina di caffè, non so se... Molto bene, l'espresso va bene, benissimo. Perfetto, molto bene, grazie. Mi sbarazzi gentilmente, tutto possiamo cucinarlo, grazie. Bravo Marco, molto bene, mi dai anche lo shake gentilmente, lo metti lì, grazie. Perfetto, la dose è perfetta.
sarai accompagnato. Mi spieghi anche. Proprio posso spiegare la ricetta al presidente per cortesia, signore? Del cocktail fantasia, signora. Allora c'è la vodka, mi mandi la schiena, vodka contro e si mette limone, panna liquida e succo di limone. Molto bene. Pezzettino di cheesecake. Un pezzettino piccolissimo. Ecco signora, posso io? Guarda, faccio così, così. Permetto. Panna al salmone, gli ingredienti sono burro, cipolla, salmone, il farfalle, la panna. Com'è il procedimento? Allora faccio usare il salmone, lo flambo con la vodka, ci aggiungo la panna, lo faccio aromatizzare con il vermo, ci metto le farfalle e olio. Cipolla, molto bene. Facci pure, come vedi quello che devi fare. Molto bene. Com'è il cheesecake? Molto buono. E la mammina o sei tu Orlando? Fatta io ieri. Bravo, bravo, ottimo. Domani siamo entrati a mangiare a casa tua, eh? Mamma non stava bene. Ah, non sta qua. Ciao, ciao. Ciao. Ma ecco, nella lavorazione appunto, in esame c'è una lavorazione lampada che sono quelle preparazioni che si effettuano di fronte ai clienti, diciamo che c'è una base di cucina che poi viene rifinita in sala. Certo. E oltre ai cocktail abbiamo dovuto inserire come prova questo tipo di lavorazione. Facciamo una porzione tanto per non facciamo non molto. Ottimo il cocktail, vale la pena di assaggiarlo. Non è molto alcolico, signora. No, no, glielo assicuro. Molto, maneggia molto bene le posate. Davvero? Ecco, adesso fa il flambage. Ecco, adesso fa da fuoco proprio alla... Non fai vedere. Vero che buono? Molto. Fine, fine, piacevole, e non si sente il tasso alcolico, è vero? Sì, c'è un po' di vodka, poi certo, è certo. Perché insomma siamo nel campo dei distillati, però è molto fine, no? No. Sì, molto, molto brava. Lasciamo regolare per un po'. Buongiorno. Buongiorno, volevo salutarlo. Ah, buongiorno. Buongiorno, gli esami, buongiorno. Gianni ragazzi. Ecco il flambé, no, proprio flambage, proprio la fiamma, diciamo,
sono preparazioni francesi, ecco, francesi. Prego, prego, prego. E mi fa piacere che abbia notato, perché l'importante di questo è sulla manualità, la qualità e sì, il modo come questo, che la sicurezza del lavoro. Certo. È chiaro che sono operazioni che hanno fatto 3-4 volte, non possono fare tutti i giorni, però insomma. Proprio per la ristrettezza del numero della prova viene fuori poi. Ci sono tante altre cose da fare, no? L'esperienza poi porterà ad affinare il tutto, chiaramente. Però capisco la base. Che c'è il plan base, che cos'è, com'è, esatto, la lavorazione, la preparazione. Grazie, magari c'è. Non lo passa sopra magari così, scusa, aspetta, spettiamo i piatti sotto. Così. Fai un po', ecco. Mangiateci. Bravissima. Devo portare via queste cose? Non si possono portare. Perché cosa non è? Essenzialmente questa area c'è la mafia, la volta la mafia, dei locali, ma non è che si devono ritirare grazie dei codici, delle basi. Come no? Sì. Anche no? Invece cerca di rappresentare un po' la NASA e si trova in India. Questo qua invece è il Sea Bar che si trova in Israele ed è costruito sul fondale marino. Infatti metto uno smoking point che è il bar per i fumatori, è un caratteristico. Questo qua invece è lo Zhao Bar, è un bar che per fare l'aperitivo devi prima pescare. Questo qua invece si trova in Canada, è un bar costruito sul trattore. Questo qua è il Bosque de Fèves che si trova in Francia, e ha un'atmosfera. Invece questo qua è un bar dove gli ordini e i cocktail si ordinano tutti attraverso il sistema touch. È un bar più o meno simile, lo possiamo trovare ad Alessandria, l'iBar, che è un bar dotato di questi tablet. Sì. Questo
questo qua è un altro ice bar. Infatti. Anche di sotto in pasticceria, ero sopra il direttore, non capivo più niente. Vai, vai Nini. Parla. Le parole tutte sono fatte, sono fatte infarinate, preparate di latte, farina e zucchero. Poi impastate e fatte friggere in cartella. Poi ho messo un po' di frutta per decorare. Bello, molto colorato, molto bello. Sì, un po' di quello che annuncia, prendere quel ciaggio un po', Alberto. Sì, volentieri. Vai. Che buono questo, per quello. Il signore non ha assaggiato, guardi, questo merita, è vero che è squisitissimo. Se vi posso distrarre dal mio collega che... Però c'è il rischio, no? Non si decide. Ma proprio così, come può sentire la gente, o la fa che prima, Scannati? Chi è che ha mollato lo traino lì? Che perché poi lì effettivamente si lavorava. Fammi la richiesta, non c'è problema. Ti do un 50% di tutto quello che guadagno io. Se c'ho delle spese però... Delle spese. Allora poi ti faccio vedere. Facciamo una cosa. No, lo metto sul sito della scuola e anche su YouTube, no? E quando compari tu metto il tuo nome e il cognome. Maestro... Disperato. Maestro panificatore. Voi voglio dire, se mangiate di cammini spegnere qui in quella, non questi due qua. Lasciano
asciugare così nel frigo. La meringata. La meringata è composta con 3 dischi di meringa, con dentro, per ogni disco sopra c'è uno strato di panna e del marron glacé, poi di nuovo un altro disco di meringa con di nuovo panna e marron glacé, e sopra con zucchero a velo e latte sempre in panna con la meringa a granella, e sopra abbiamo messo, l'abbiamo decorata con crema marron glacé e la crema pasticcera e delle ciocche di meringa. Lo strudel. Lo strudel, chi è che aveva lo strudel? Grazie. Grazie. Prego. La crostata al pera e cioccolato è stata preparata con una base di pasta frolla, un leggero strato di crema pasticcera, poi pan di Spagna tagliato a fette sottili e bevuto con ragno e liquore, poi uno strato spesso di nuovo crema pasticcera e poi cubetti di pere sciroppate. Viene infornata, cotta a 210 gradi e poi quando è fredda viene decorata con la ganache al cioccolato e panna. Ok, perfetto. La crème brûlée, chi era? Sì, crème brûlée. Okay. E si fa cuocere la panna con latte e 3 arance spremute, si portano in ebollizione. Intanto da una parte invece montiamo lo zucchero con le uova e mentre sbianchiamo le uova con lo zucchero, quando arriva l'ebollizione quasi, mettiamo la farina nello zucchero montato con le uova. Poi lo mettiamo dentro prima che bolla, diamo una bella miscelata bene e poi se mettiamo. Poi mettiamo il zucchero di canna e poi lo bruciamo. Grazie. La foresta nera, manca foresta nera, pan di Spagna, cioccolato. Tagliato in tre parti, bagnato con la bagna. Bagna che bagna un po', che può essere rum, kirsche, via dicendo. Panna, una bella ricoperta di panna, poi amarene e secondo sì, vabbè, va bene. Con le codette di cioccolato ai bordi, okay. Scaglietto di cioccolato. Okay. Perfetto, la torta al limone. La torta al limone l'abbiamo detta? Sì, la crostata al limone ha un fondo di pasta frolla che per essere cotto viene bucato di modo che non si formino bolle ma rimanga bello appiattito contro il fondo della teglia. Poi sul fondo, il fondo viene sporcato con la crema al limone che è composta solo da succo di limone diluito con acqua e cuorli e zucchero, farina e fecola, non c'è latte. Dopodiché si tagliano delle strisce di pan di Spagna sottili per coprire lo strato di crema, si bagnano con una bagna forte al liquore e dopodiché viene messo uno strato più spesso di crema al limone e poi si può guarnire con panna, qui ho anche aggiunto delle fettine di limone sottili e al centro c'è una ciliegina di marzapane. Va bene. Lasciate. Ci sono 3 dischi di pan di Spagna al cacao. Con della marmellata e poi glassati con la ganache al cioccolato. Allora, la ganache al cioccolato che abbiamo fatto con panna, glucosio, burro e cioccolato fondente. Facciamo l'ultima cosa e Paolo, i baci, come no? I baci. Baci di dama, gli ingredienti sono 4. Nocciole, farina, burro e zucchero. Quantità uguale, vengono le nocciole tostate, si passano nei cilindri, si fa una granella un po' fine, insieme allo zucchero, si mette nella planetaria con il burro ammorbidito e la farina, si gira, quando è ben amalgamata si fanno dei rotoli, dei pezzetti che si rotolano con le mani, si mettono a cuocere a 210 gradi per 15 minuti. Abbiamo col cioccolato al posto. L'ultimo crash caramel, chi me lo dice? Allora, crème caramel si fa in 2 parti. La prima parte, per fare il caramello sopra, si fa bollire il caramello con dell'acqua e qualche goccia di limone.
Sì, scusate, acqua, zucchero e limone. Quando lo zucchero caramello lo verso sul fondo di una coppettina e lo faccio raffreddare. Poi in una pentola faccio bollire latte e panna, della vaniglia con un po' di sgorzo d'arancio. Sì, mi rossi con lo zucchero. Quando sta per bollire aggiungo i rossi e lo zucchero al latte e alla panna. Quando sbianca poi la verso sopra il caramello e lascio raffreddare, poi faccio in un forno a vapore a 110 gradi e sì, 20 minuti circa viene servito poi il giorno seguente. Va bene, Gabriele, vuoi dire i cinetti qua? Ah, i cinetti. Per i cinetti abbiamo utilizzato la pasta pinè. Facendo la forma con la sac à poche, dando la solita forma del cigno che abbia un po' di coda. Poi abbiamo tagliato dopo la cottura, abbiamo tagliato a mo' di coperchio una parte del cigno, abbiamo riempito con la crema pasticcera, con la panna montata e abbiamo decorato questo vassoio dove abbiamo dato la forma. Nello stesso tempo quando abbiamo fatto la cottura del corpo, abbiamo fatto anche con un cornetto anche la testa. Poi la base qui per decorazione abbiamo usato una gelatina riscaldata con un po' di acqua e con del colorante. Va bene? Grazie.